Ciao ragazzi, io sono Mike Salvato, benvenuti qua sul mio canale con un nuovissimo unboxing. Oggi andiamo a vedere l'ultimo accessorio che ho comprato per la mia GoPro. Probabilmente a furia di battere sulla scrivania continuo a muovere il telefono e i video vengono mossi, cercherò di smetterla, perdonatemi. Allora, andiamo subito a vedere che cosa ho comprato recentemente. Ho comprato un Battery and Storage Type Charging Box, c'è scritto sulla scatola. In realtà è una scatola per la ricarica simultanea di tre batterie per la GoPro Hero 5 e Hero 6. Nel mio caso c'è una 5, però è assolutamente compatibile anche con le batterie della 6. Andiamo subito a vedere cosa c'è dentro la scatola, appunto. Senti, non c'è niente. Abbiamo dentro esclusivamente due batterie, perché ho comprato il kit con lo scatolotto per la ricarica simultanea e due batterie incluse. In realtà ci sono diverse opzioni, c'è l'opzione esclusivamente con lo scatolotto, c'è l'opzione per comprare una sola batteria, per comprare varie batterie. Sono batterie Telestin, ho avuto ottimi feedback dalla community Go Soul, appunto, perché io assieme ad altri due ragazzi, Glenda e Fulvio, abbiamo aperto una community dedicata a GoPro in cui ci piace condividere il nostro, diciamo, knowledge, il nostro know-how su come si utilizza GoPro, su come si utilizza tutto ciò che sta attorno al mondo GoPro, che possono essere gli accessori, può essere come si fanno i montaggi video, come si modificano le foto, eccetera. Insomma, torniamo subito a noi. Abbiamo detto che dentro la scatola abbiamo trovato lo scatolotto di ricarica e due batterie. Andiamo a sfilare subito lo scatolotto. Al tatto risulta uno scatolotto un po' fatto di plasticaccia, in realtà. Non sembra molto efficiente, molto, molto buono al tatto. Sembra veramente il classico giocattolino che si va a comprare dai cinesi. In realtà questo è esclusivamente una sensazione iniziale, perché se andiamo ad aprire lo scatolotto troviamo le tre postazioni per le batterie e tre LED USB Type-C e LED di ricarica. Le batterie sono perfettamente compatibili con GoPro Hero 5, sono praticamente uguali alle originali, come chiaramente come forma, e hanno il logo Telestin sul fronte, mentre sul retro hanno tutti i vari dettagli absolutely in cinese. Andiamo subito a vedere come si inseriscono dentro allo scatolotto. Per inserirle dentro lo scatolotto basterà prenderle e clic. Fatto. Ho ricevuto diverse domande su come caricare le batterie contemporaneamente, nel senso, se io ho due batterie inserite e uno slot vuoto, posso comunque caricare le due batterie? La risposta è sì, perché mi sono documentato. USB Type-C, scatolotto, andiamo ad infilare il cavo. Si accenderà subito un LED blu nel posteriore, quindi questo conferma che lo scatolotto è acceso. E nell'anteriore, oh, questa è una bella cosa, perché sono entrambi i LED accesi di rosso, quindi vuol dire che sta caricando. Le due batterie si stanno caricando contemporaneamente anche con lo slot libero. Io trovo che questa soluzione sia ottima, soprattutto per chi usa la GoPro veramente tanto, e quindi soprattutto in viaggio può essere comodo collegare un power bank direttamente allo scatolotto, e nello zaino, mentre si sta utilizzando la GoPro, nello zaino ci sono altre due batterie che vanno in ricarica. Questa qui è una cosa ottima, perché comunque abbiamo sempre del backup pronto nel caso la batteria principale si esaurisca. Ho avuto questo problema più e più volte, soprattutto vloggando con Federica in giro per il mondo. In questo modo ho la soluzione a tutti i miei problemi, perché come avete visto nello scorso unboxing ho avuto modo di comprare i microfoni per la GoPro, ho avuto modo di comprare l'adattatore per collegare il microfono alla GoPro, quindi per i prossimi viaggi, nel caso mi si spenga la GoPro, ho le batterie di riserva per andare avanti. Ottimo! Se vi è piaciuto il video, se l'avete trovato interessante, vi lascio in descrizione il link per l'acquisto di questo scatolotto con le due batterie, ma vi lascio anche il link per lo scatolotto solo o per le sole batterie. Se avete dubbi, domande, perplessità, vi chiedo di lasciare un bel commento sotto forma di domanda qua sotto.
e io sarò più che felice di darvi tutte le informazioni necessarie. E per tutto il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, da Max Salvato.